Bonus mamme, arrivano le indicazioni INPS sulla comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte delle lavoratrici che stanno beneficiando dell'esonero. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Come sappiamo, alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 3 o più figli, è riconosciuto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a quando il figlio più piccolo non compie 18 anni. Poi, in via sperimentale per tutto il 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli, ma solo fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo. Ad ogni modo, per tutti i dettagli sui requisiti del bonus, puoi guardare questo focus dedicato. Per accedere al bonus, oltre a comunicare al proprio datore di lavoro di voler utilizzare l'esonero, bisogna anche fargli sapere il numero dei figli e i loro codici fiscali. Dopodiché il datore di lavoro dovrà comunicare a sua volta tutte le informazioni relative alla lavoratrice e ai suoi figli. In questo modo INPS potrà avere accesso alle informazioni e controllare se la lavoratrice può effettivamente beneficiare dell'esonero. Tuttavia, se non vuole fornire questi dati al datore di lavoro, la lavoratrice può anche comunicare in autonomia INPS le informazioni sui figli attraverso l'apposito servizio Utility. A condizione però che il datore di lavoro non abbia già inserito i codici fiscali nei flussi Uniemens. Perciò, con il messaggio numero 1702 del 6 maggio, INPS fa sapere di aver messo ufficialmente a disposizione il servizio Utility Esonero Lavoratrici Madri. Per utilizzarlo, la lavoratrice deve andare sul sito dell'istituto e cliccare su Imprese Liberi Professionisti e su Esplora Imprese e Liberi Professionisti. Poi andare nella sezione Strumenti, Vedi Tutti, Portale delle Agevolazioni ex di Res Co e utilizza lo strumento. A questo punto bisogna accedere tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e selezionare la voce Utility Esonero Lavoratrici e Madri nell'elenco Domande di sgravio. In questa sezione è possibile inserire i codici fiscali dei figli oppure le loro informazioni anagrafiche nel caso in cui non si abbia a disposizione il codice fiscale. Ma attenzione, perché la lavoratrice può accedere all'Utility solo 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens. Ad esempio, se l'esonero è stato esposto per la prima volta nella denuncia Uniemens di marzo 2024, allora la lavoratrice può accedere a Utility da metà maggio, mentre l'accesso al servizio deve essere fatto entro 7 mesi che iniziano dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero. Quindi, se l'esonero è stato esposto a marzo, il conteggio dei 7 mesi inizierà da aprile. In ultimo, se a seguito dei controlli INPS nota che la lavoratrice non ha diritto a ricevere l'esonero oppure non vengono comunicate tutte le informazioni entro la scadenza dei 7 mesi, il beneficio sarà revocato. Mentre, in caso di informazioni sbagliate, INPS invierà una comunicazione e la lavoratrice dovrà provvedere a correggere la documentazione. Vale la pena ricordare che il mancato invio dei dati richiesti comporterà la revoca del beneficio e, a tal proposito, INPS invierà una comunicazione alle madri lavoratrici di cui ha i dati per segnalare l'obbligo di invio dei dati. E per ora è tutto, al prossimo Focus!